dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Egli non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità». Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Ecco, questo episodio di Gesù che torna nella sua patria, nel villaggio, nel piccolo villaggio di Nazareth dove era cresciuto, dove tutti lo conoscevano, un villaggetto sperduto nel nulla su una collina anonima della Galilea, un piccolo gruppo di famiglie, veramente piccolo, povere, mediamente abbastanza povere, dove la vita si svolgeva con grande semplicità, grande normalità, agricoltori, pastori, piccoli artigiani, come il padre di Gesù, Giuseppe, che faceva il carpentiere. E lì era cresciuto Gesù, in un ambiente, diremo noi, di campagna. Quando ritorna, dopo essere andato via e dopo aver incominciato a essere famoso, ad avere intorno a sé tante folle, la sua, diciamo, pretesa di essere non solo quello che loro avevano da sempre conosciuto, un ragazzino, un giovane, un uomo come loro, ma di essere qualcuno di, diciamo, diverso, di essere il portatore del messaggio di Dio, di essere addirittura il rivelatore del volto di Dio, questo non viene accolto. Non viene accolto proprio perché l'avevano conosciuto, perché l'avevano visto crescere, come si dice, ti ho visto crescere. E invece è proprio in quella normalità, è dentro quella umanità, in tutto simile alla nostra, come dice la liturgia, eccetto il peccato, è proprio in quella normalità che Dio si rivela. Motivo di scandalo non vuol dire quello che intendiamo noi oggi per scandalizzarci, vuol dire fatica a credere. La sua umanità normale è proprio quello che impedisce ai nazaretani di fare il passo della fede. Si meravigliava della loro incredulità. D'altra parte, non vale anche per noi questa cosa? Anche noi ci aspettiamo che quando Dio si rivela succedano delle cose grandiose, dei segni, dei miracoli, delle... Facciamo fatica a pensare che una parola di Dio ci giunga attraverso nostra moglie, nostro marito, i nostri figli, l'amico, persone normali, persone come noi, il nostro parroco che è come noi, con i suoi limiti pure. Cioè, Dio passa ancora attraverso l'umanità, attraverso la nostra quotidianità, attraverso la nostra normalità. È dentro questo limite, è dentro questa vita però, questa verità della vita, che Dio agisce. Il Signore continua a incarnarsi, a prendere carne attraverso di noi. Tant'è vero che, diciamo, si serve anche di noi, gente normale, gente povera, per portare il suo messaggio anche di noi. Ma è questo il bello del nostro Dio. Non è un Dio dei grandi prodigi, dei momenti straordinari, è un Dio della vita quotidiana, è un Dio che ci accompagna ogni giorno nelle piccole cose.